Una giornata storica per Patelleria, che alla presenza dei massimi rappresentanti UNESCO, delle istituzioni e di tutta la comunità, ha ricordato le principali tappe dei 10 anni dell'inserimento della pratica della vita d'alberello nella lista dei patrimoni immateriali dell'umanità. Il commissario straordinario Italo Cucci e la direttrice Sonia Nelli dell'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, il sindaco Fabrizio D'Ancona, il presidente del Consorzio dei Vini Docco Benedetto Renda hanno accolto gli ospiti per la scopertura di una targa celebrativa collocata nella principale piazza del paese pantesco in segno di ringraziamento e omaggio agli agricoltori eroici di Pantelleria. Il mondo agricolo pantesco è stato al centro dell'evento principale nella settimana di celebrazioni del decennale UNESCO, che si è tenuto presso il Circolo Trieste di Camma con una serata istituzionale durante la quale sono state presentate le esperienze di valorizzazione della vita ad alberello. Thank you very much. My name is Fumiko Hinata. Il mio nome è Fumiko Hinata. I am the secretary of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage del retaggio culturale immateriale dell'UNESCO. I am really very pleased. E sono davvero molto onorata e compiaciuta di essere beautiful qui island in questa meravigliosa isola di Pantelleria. I cannot tell you with words how much I moved to be able to see with my own words. A dirvi che cosa ho dovuto organizzare per poter venire qui e vedere la vostra bellissima isola. Io sto girando tutti i parchi italiani, oramai sono arrivato a visitarli quasi tutti, ma senza dimenticare le altre aree protette, le riserve naturali, le aree marine, i parchi ovviamente godono di un'attenzione particolare, privilegiata, perché sono degli enti pubblici un pochino più strutturati. Stiamo cercando di capire anche come migliorare la qualità della vita amministrativa di queste organizzazioni, e il modo migliore però per farlo è venire direttamente sul posto. Per me oggi è un cerchio che si chiude. L'11 giugno scorso accoglievo a Parigi, nella cornice solenne del Palazzo dell'UNESCO, le autorità di Pantelleria, la comunità di Pantelleria con i suoi rappresentanti, e offrivo la loro esperienza ai miei colleghi, agli ambasciatori dei 194 paesi membri dell'UNESCO. E quella è stata una bellissima giornata in cui questo pubblico qualificato e internazionale ha percepito l'importanza di un riconoscimento meritato da Pantelleria, che è quello della protezione e della salvaguardia della cultura della vite ad alberello come patrimonio immateriale dell'umanità.